siamo divertiti a rielaborare un format straniero che ci è piaciuto molto perché si fa vedere il lavoro anche che c'è dietro le quinte televisive. Ci sono 8 grandi protagonisti e noi, tant'è vero, siccome è un periodo nel quale si tende ad etichettare i programmi, no? Il genere, questo non ha nessun genere, secondo me è semplicemente un pretesto per fare un varietà. I nostri 8 protagonisti in realtà dovrebbero essere dei concorrenti, ma io li chiamo protagonisti perché sono i protagonisti del programma, ognuno con una sua storia straordinaria, chi è stato a Sanremo, chi ha fatto musical, chi è ogni giorno sui set cinematografici, eppure trova il tempo, la voglia e l'entusiasmo nel in qualche modo mettersi in gioco e dimostrare che in una settimana di lavoro accompagnati a dei grandi professionisti che sono i truccatori, i costumisti, i coach che gli trovano i difetti di voce e gli aiutano a preparare al meglio un grande nome della musica che dovranno interpretare di settimana in settimana. Quindi è semplicemente un grande pretesto per fare spettacolo, per fare varietà, per vedere il lavoro che esiste in televisione e per far vedere, sì certo, un'ulteriore sfaccettatura, un ulteriore talento che hanno questi 8 protagonisti. Quindi il programma è molto semplice. Non sanno, ovviamente ogni settimana scopriranno quello che sarà il cantante che dovranno imitare la settimana successiva, e non è un'imitazione solo vocale, ma come vi dicevo è proprio nel movimento, nell'abbigliamento. Delle volte avranno anche la necessità di protesi per il trucco, perché magari qualcuno dovrà interpretare un personaggio avendo un bel nasino che invece ha un nasone, ecco, e quindi ci vorrà la protesi. Poi potrà capitare anche che una delle protagoniste femminili dovrà interpretare un uomo, un cantante uomo, o viceversa un uomo che dovrà interpretare una cantante donna. Insomma, ne vedremo, anzi ne sentiremo di tutti i colori, perché devo dire che e ringrazio gli 8 amici che hanno accettato questa sfida, perché l'hanno fatto con una, se mai ce ne fosse bisogno, è stata una grandissima professionalità, una grandissima voglia anche nel mettersi in discussione e nel preparare questo programma. Gli avevamo messo a disposizione 4, chiamiamoli coach, come va di moda oggi, che sono Silvio Pozzoli, Daniela Loi, Maria Grazia Fontana e un'imitatrice d'eccezione come Emanuela Aurelli. E devo dire che tutti e 4 sono rimasti colpiti dall'entusiasmo, dall'attenzione, dalla grandissima professionalità che stanno mettendo nell'interpretare questo. E il pensiero va, e il ringraziamento lo faccio ufficialmente anche a tutti i truccatori RAI, a tutto il personale della RAI, che proprio si è gettato su questa trasmissione con un entusiasmo straordinario, dimostrando ancora le grandi professionalità interne che ha la nostra azienda, truccatori, costumisti, insomma, si stanno entusiasmando a questo progetto. Quindi insomma è bello vedere che non soltanto noi che andremo in video, ma anche tutti quelli che sono dietro le quinte si entusiasmano a questa avventura. E poi ho l'onore, il grandissimo privilegio di avere questa giuria straordinaria con Loretta Goggi, che ringrazio veramente con un abbraccio gigantesco, perché Loretta ha dimostrato ancora una volta, a parte un grande affetto nei miei confronti, sì, ma una sensibilità, una voglia nel gettarsi in questa avventura fantastica. Lo stesso dicasi per Christian De Sica e anche anche Claudio Lippi, non l'ho detto come dicevo, era solo in ordine alfabetico. No, non era un ordine alfabetico. Insomma, è un programma molto semplice, l'obiettivo è quello di far passare 2 ore di relax, di svago, di allegria, di serenità, con tante sorprese che potranno accadere, perché per esempio nella prima puntata una di loro interpreterà Barbara Streisand e magari ci sarà Barbara Streisand dietro le quinte che guarda la televisione e che noi non farà entrare, perché la Barbara che poi ci abbiamo qua che è meglio di te, no, e magari potrà entrare in scena e darà il suo compenso in beneficenza. Insomma, il clima è molto allegro, speriamo di trasferire questo divertimento in scena con la regia di Maurizio Pagnussat, le luci di Valpierri ed una squadra RAI
fantastica come sempre, ma è inutile sottolinearlo. Insomma, siamo tutti molto curiosi, noi per primi, di vedere oggi quando inizieremo a fare le prove e inizieremo a respirare proprio i travestimenti, i trucchi e le loro interpretazioni. A tutti auguro in bocca al lupo. L'ultima cosa che voglio dirvi è che ogni puntata, chi arriva primo, di puntata in puntata ripartiremo dalla classifica della puntata precedente, ma in ogni puntata ci sarà un vincitore che vincerà 3.000 euro che saranno devoluti dal vincitore all'associazione che sceglierà, quindi un modo per sottolineare la vittoria con un po' di beneficenza.